Salve a tutti, sono Riccardo e vi do il benvenuto a Joystick, la trasmissione di Rosa TV su videogiochi, console e news dal mondo videoludico. La puntata di oggi parlerà di un magnifico gioco disponibile esclusivamente per Xbox 360, Halo 3 ODST. In questo capitolo della saga di Halo farete parte di una squadra composta di 5 elementi: Buck, Dutch, Romeo, Mickey e Dare. Vestirete i panni di un'anonima recluta, della quale, in buono stile Halo, non viene mostrato il volto. A tutti gli appassionati della serie e gli amanti di casco ed armatura verde, sicuramente non farà molto piacere sapere che questa volta non c'è Master Chief. Ma che voi siate fan o meno, sarà praticamente impossibile non farvi stregare da questo piccolo e ben fatto spin-off. Come detto in precedenza, si tratta di uno spin-off, e cioè di una piccola narrazione parallela alla storia principale, che fornisce un altro punto di vista ed aumenta considerevolmente la profondità della trama. Halo 3 ODST si svolge approssimativamente durante gli eventi di Halo 2. La città di New Mombasa viene attaccata dalle forze Covenant, ed una piccola squadra di unità d'elite viene scelta per compiere una missione molto speciale. Durante il lancio qualcosa va storto e il protagonista verrà catapultato completamente fuori rotta. Sopravvissuti allo schianto, vi sveglierete completamente soli nella notte, in una città distrutta dall'ingente attacco alieno, e dovrete iniziare a trovare indizi sparsi per le vie di Nuova Mombasa che vi porteranno a riunirvi con la vostra squadra. La scelta del metodo di narrazione è perfettamente azzeccata. Ogni volta che troveremo un indizio, inizierà un livello flashback che ci mostrerà com'è andata ad ognuno dei nostri compagni di squadra. Oltre a ciò, avremo la possibilità di ascoltare delle registrazioni nascoste in terminali sparpagliati per la città, che ci sveleranno la storia di una giovane ragazza durante l'attacco, aggiungendo un'ulteriore prospettiva, quella di un civile, dell'evento. Queste storie, che risulteranno quindi divise in capitoli, saranno anche brevi, ma la chimica narrativa che sta dietro la composizione di ognuna di essa le renderà semplicemente memorabili. In questo gioco non sarete neanche lontanamente invulnerabili quanto Master Chief, ed in più sarete completamente soli contro le forze Covenant. Anche l'equipaggiamento è ben differente da quello a cui eravamo abituati. In particolare verrà introdotto uno speciale tipo di visore notturno, in grado di riconoscere l'ambiente che ci circonda ed evidenziare con colori differenti minacce, civili, alleati e munizioni. Inoltre, non potremo trasportare due armi contemporaneamente, e questo ci indurrà a risparmiare molte più munizioni. Ogni proiettile sarà di vitale importanza, perché in seguito all'invasione la città sarà pervasa da truppe di Brute, e le tattiche alla Rambo di certo qui non funzionano. In Halo ODST, quindi, gli sviluppatori ci faranno sentire molto più vulnerabili, ma esattamente quanto basta a creare una forte sensazione di realismo e rendere il gioco più avvincente. In ogni colpo, che sicuramente preferiremo sferrare da lontano o in maniera più silenziosa possibile, ci sentiremo sicuramente più umani che Master Chief. Le atmosfere che il gioco ci propone raggiungono livelli di suggestività impressionanti. Ci ritroveremo all'interno di una città futuristica in rovina, dai toni molto dark, e sembrerà di essere all'interno di un film noir ambientato nel futuro. La sensazione di solitudine del protagonista è estremamente palpabile e la sua continua ricerca dei compagni di squadra è molto immersiva.
Halo 3 ODST, quindi, non pretende di reinventare il franchise, ma sarà sicuramente in grado di regalarvi un'esperienza di gioco che merita il vostro tempo, che per un videogiocatore esperto può risultare un po' corto, ma che sicuramente contiene tutto ciò che un fan della saga può volere. Pubblicato nel 1993, è, assieme a Wolfenstein 3D, uno dei padri degli sparatutto in prima persona. Combinando un notevole uso della grafica 3D, uno stile di gioco semplice e veloce ed un elevato tasso di violenza, in breve tempo è divenuto incredibilmente popolare. Tanto che, per diversi anni, questo genere di giochi è stato normalmente chiamato clone di Doom. La versione che prendo in esame è quella del Super Nintendo. Da molti ritenuta la peggiore di tutte, viste le limitate capacità della macchina. Io invece non la penso così, anche perché per gli sviluppatori, alle prese con una conversione da DOS a Super Nintendo, riuscire nell'impresa è stato difficile come infilarsi un pad del Nintendo 64 in bocca. Dalla grafica non ci possiamo aspettare granché, viste le capacità del Super Nintendo rispetto a quelle di un PC. La bassa risoluzione, 15 frame per second, la mancanza di texture sul suolo, i nemici in due dimensioni osservabili sempre solo da un'angolazione frontale. Insomma, anche se nel 1999 il governo brasiliano ne ha ordinato il ritiro dai negozi per l'eccessivo realismo e violenza, siamo molto lontani dalla verosimiglianza di oggi. Possiamo dire che siamo al minimo sindacale. Doom ha inventato un genere. Prima di lui nessuno aveva spostato la prospettiva del giocatore negli occhi del protagonista, solo mano ed arma in prima persona. 5 livelli, ognuno condito con il classico boss, semplice come pane e pomodoro. Al contrario degli sparatutto moderni, dove a parte poche eccezioni si trovano pochi nemici ma difficili da uccidere, in Doom tutte le creature sono dotate di un'intelligenza artificiale piuttosto semplice. Non scappano, non si nascondono, non usano tattiche particolari, ma sono presenti in grande quantità. La loro unica capacità è quella di seguire il giocatore appena scoprono la sua presenza. Si tratta di un gioco adrenalinico, angosciante, senza salvataggi. Nemici nascosti dietro alle porte, demoni che spuntano dal buio, creature infernali dietro ogni angolo, Satana assetati di sangue. Quando il nostro personaggio viene colpito, riceve dei punti di danno. Quando la percentuale arriva a zero, si dovrà ricominciare da capo. Oltre alla percentuale, c'è un'altra piccola icona caratteristica del gioco, la faccia del protagonista che accusa visivamente i colpi subiti. Nonostante i limiti tecnici e i problemi nella conversione, Doom è senza alcun dubbio una pietra miliare nel mondo dei videogames. Ha fatto scoprire al mondo lo sparatutto in soggettiva, facendo da apripista ai vari Call of Duty, Halo, Half-Life. Senza di lui probabilmente questi giochi non avrebbero mai visto la luce. Lo stile di gioco è ancora estremamente semplice, l'intelligenza artificiale è quasi nulla, la progressione è troppo semplice e lineare. Siamo davanti ad un prototipo rudimentale, ma dall'importanza epocale. Doom, quindi, prima di essere un videogioco, è un'idea che ha cambiato e rivoluzionato l'intera storia del videogame.